lui ci canterà questa canzone che si chiama Tutti per uno, con la quale ha vinto Aman Bashi al Festival Tricolore d'Anfer. L'an passé che sono mio Andrè, prima mia vince, stan a vedrò, perché stan... Mi parlo un po' con Dio. Prego maestro. La pianura padana è da sempre famosa per la sua cosiddetta fumana e la gente operosa, tra lambrusco, lasagne e piastrelle e maiali, è abitata da sempre da persone speciali, tutta gente tranquilla e che va a lavorare, e le sere d'estate se può si ritrova a ballare, perché in ogni paese qui c'è sempre una festa, e la gente c'ha liscio e la musica in testa. Poi arriva quel giorno vigliacco che ti senti morire, e la terra comincia a tremare e la gente a fuggire, e i palazzi si accasciano al suolo come tanti giganti feriti, su persone annichilite sgomente e bambini impauriti, e ambulanze che urlano al cielo con i loro lamenti, e rottami di muri crollati e persone piangenti. È durato un minuto, è già tutto finito, resta solo il silenzio ed il cuore impazzito. Non c'è acqua né luce né gas, il telefono è muto e si va alla ricerca di qualche ricordo perduto, o di un posto nel quale mangiare, parlare o dormire. La pianura padana quel giorno si è sentita morire. Alla morte, e pian piano la vita riprende già da sotto le tende, una storia d'amore, un bambino che è nato nonostante il ritardo degli aiuti di Stato. Gnocco fritto e salame e un bicchiere di vino, si riprende decisi la lotta per il proprio destino, come dice il proverbio, chi si ferma è perduto, devi darti una mossa mentre aspetti l'aiuto. E in Emilia la gente così non aspetta nessuno, perché qui sono uno per tutti, sono tutti per uno. Si riparte da zero con il volontariato, non si aspetta il governo, tanto meno lo Stato. Si comincia da capo, da quello che resta di un muro, con in testa, negli occhi, nel cuore un'idea di futuro. Dopo un lungo cammino in salita si vede la cima, la pianura padana è risorta, è più forte di prima. Senti morire, e la terra comincia a tremare e la gente a fuggire, e i palazzi si accasciano al suolo come tanti giganti feriti, su persone annichilite sgomente e bambini impauriti. Ma in Emilia la gente così non aspetta nessuno, perché qui sono uno per tutti, sono tutti per uno. Si riparte da zero con il volontariato, non si aspetta il governo, tanto meno lo Stato. Si comincia da capo, da quello che resta di un muro, con in testa, negli occhi e nel cuore un'idea di futuro. Dopo un lungo cammino in salita si vede la cima, la pianura padana è risorta, è più forte di prima. Oh, è più bella di prima. Oh, è più grande di prima. Oh, oh. Grazie. È breve, eh? Adesso un po' avanti, io che ben sul tocco.